Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dedicato a uno dei temi fondamentali che è cervello-coscienza e non si poteva... L'applauso al cervello. Non si poteva non cercare di affrontare questo tema nel 40° meeting che ha questo titolo, un titolo che tutti conosciamo, Nacque il tuo nome da ciò che fissavi, che stabilisce, attraverso questo verso di una poesia di Giovanni Paolo II, la natura profonda dell'essere umano, nella sua essenza ultima, che è relazione. Nasce da una relazione, si può cercare di manipolarla, ma alla fine comunque la relazione resta ed è fondamentale, altrimenti succederebbero un sacco di guai. La clonazione non è certo una buona via per l'essere umano e dentro questa relazione è chiaro che la scienza sta studiando quello che è un aspetto della nostra umanità che è la più meravigliosa, quella che permette la totalità dell'espressività nostra, che è il cervello. E ieri abbiamo sentito affrontare il problema dell'intelligenza artificiale che è collaterale a questo. Mi ha molto colpito che Magazzeni, uno studioso dell'intelligenza artificiale, ha sottolineato che la meraviglia maggiore è il cervello umano, non è l'intelligenza artificiale, non è il computer che ha battuto il cinese campione di Go, ma è il campione cinese di Go. E abbiamo sentito parlare anche del transumanesimo, di questa corrente molto affermata anche, infatti c'è scritto, O'Connor ha scritto un libro su questo, Essere macchina, e mi ha molto colpito perché comunque questa corrente di pensiero non è basata su un fatto scientificamente provato, è basata su un assioma, che il cervello umano è comunque un PC, un computer. E questo non è dimostrato da nulla, anzi, tutta la scienza dimostra esattamente l'opposto. E bisogna stare attenti, perché quando si costruisce su un pregiudizio si può andare molto lontano, ma poi la realtà ci smentisce. Ecco, oggi abbiamo il grande dono che ci hanno fatto con la loro presenza due scienziati di livello internazionale che invece umilmente, faticosamente, pian piano stanno cercando di sviscerare da punti di vista diversi come funziona il nostro cervello, come avviene che tutta la nostra espressività, qualunque atto di ciò che pensiamo, sentiamo, immaginiamo, viene portato all'esterno, espresso. Tutto passa attraverso il nostro cervello, non c'è un istante di me che non implichi il mio cervello, io non sono separabile dal mio cervello. Certo, il fondo di me, il mio io, la soggettività, è qualcosa che sta al fondo, molto dentro, è un grande mistero ancora, penso che siano d'accordo i relatori di oggi. Però più noi cercheremo di comprendere la meraviglia di come funziona il cervello, più in qualche modo saremo aiutati ad accorgerci ancora di più della profondità, della misteriosità della persona umana. Oggi abbiamo con noi Egidio D'Angelo, che è professore ordinario di fisiologia dell'Università degli Studi di Pavia, è l'autore del libro di testo su cui studiano gli studenti Fisiologia cellulare ed è soprattutto membro della direzione scientifica di Human Brain Project. Human Brain Project è un progetto europeo finanziato con 1,2 miliardi, mi sembra, in atto da 6 anni e che si prefigge lo scopo di cercare di modellizzare le parti e l'intero cervello per poter comprendere meglio come funziona. E sentiremo da lui appunto in tempo reale
quello che ha studiato, che sta studiando, e sono i progetti anche futuri che ha in mente di svolgere. E il secondo relatore è il professor Vittorio Gallese, professore ordinario di psicobiologia al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Unità di Neuroscienze dell'Università di Parma, e che è uno della scuola di Rizzolatti. È quella scuola fisiologica italiana, di cui veramente l'Italia può fregiarsi, che ha scoperto i neuroni specchio. Quando noi... conoscono, vedi che... Quando noi vediamo un nostro simile che compie una determinata azione, si attivano dentro di noi dei neuroni che non sono esattamente quelli che noi usiamo per fare quel gesto, sono vicini e sono il segno della partecipazione, affettiva anche. Vedremo appunto, con lui poi dialogheremo e gli farò alcune domande. Mi sono dimenticato di presentarmi, io sono Mauro Ceroni, faccio il neurologo all'Università di... all'Università di Pavia, nell'Istituto Neurologico Mondino, e sono uno dei coautori dello spazio Brain, che poi vi prego di venire a visitare, che riserva molte sorprese e esperienze che si possono fare, ma ne riparleremo alla fine. Do la parola subito al professor Egidio D'Angelo, che ci farà una presentazione appunto di quello che sta facendo. Buongiorno a tutti, io ringrazio Mauro per l'invito, è veramente un onore, un'occasione eccezionale partecipare a questo evento. Il mio compito è sostanzialmente quello di raccontarvi, con il punto di vista di un neuroscienziato, quello che stiamo imparando e quello che stiamo capendo su come funziona il cervello. Giustamente nell'introduzione è stato menzionato il prologo di ieri sull'intelligenza artificiale, che secondo me potrebbe arricchirsi molto dalla comprensione di quello che succede veramente nel cervello. Che vuol dire studiare le funzioni delle sue cellule, i neuroni soprattutto, studiare i meccanismi con i quali i suoi circuiti lavorano. Non dimentichiamo che il cervello è una parte dell'uomo, e non a caso io ho messo come sfondo questa figura che è tratta da un codice di Leonardo, nel quale Leonardo studia l'uomo, ma nell'uomo studia il cervello. Quindi tra le prime testimonianze, chiamiamole moderne, dello studio del cervello, ci sono questi disegni di Leonardo. Vedete, lui non aveva la risonanza magnetica nucleare, però dai calchi di cera che faceva dei ventricoli cerebrali riesce a ricostruire la struttura interna di questo organo. Chiaramente le domande che poi rimangono sulla funzione del cervello sono molto importanti. Innanzitutto, quando i suoi circuiti entrano in funzione, cosa calcolano, perché calcolano, producono dei calcoli questi circuiti, e come fanno a produrre questi calcoli? Sono quello che noi chiamiamo il when, what and how della funzione cerebrale. Le neuroscienze attuali sono molto cambiate rispetto a quelle di un po' di anni fa e attualmente utilizzano conoscenze che derivano non più solamente dall'osservazione clinica di pazienti che hanno subito lesioni di parte del cervello o correlazioni anatomo-funzionali o anatomo-patologiche rispetto alla clinica. Oggi la neuroscienza utilizza strumenti che provengono dall'informatica, dalla matematica, dalla fisica, oltre che dalla biologia e dalla medicina. Il primo punto da considerare, e qui cerco di introdurre l'argomento in un modo comprensibile a tutti, è quello che il cervello è organizzato, come tutte le strutture dell'organismo, su molte scale di complessità, partendo da quella molecolare, che vedete qua in basso, e risalendo fino a quella della cellula, che è il neurone,
a quella dei microcircuiti, che sono costituiti da un numero di neuroni intorno alle decine di migliaia, a quella dei macrocircuiti, che sono costituite da questi assemblies, da questi insieme di microcircuiti collegati tra di loro. A questo punto siamo a livello dell'intero cervello. La cosa più straordinaria è che questo cervello non produce un'azione meccanica come il muscolo o come il cuore, ma produce un'azione comportamentale, quindi ci consente di pensare, di ragionare, di capire, di agire, e quindi quello che noi misuriamo come output, come uscita della funzione del cervello, non è misurabile con un normale strumento che per esempio misura una forza, misura un allungamento, misura uno spostamento. Tutto questo crea un insieme di circostanze che rendono difficile studiare il cervello, e qui nascono due approcci fondamentali. Uno è quello che noi chiamiamo bottom up, quindi dal basso verso l'alto. Si cerca di ricostruire il meccanismo di funzionamento del cervello partendo da analisi molto dettagliate delle molecole, come qua sotto, delle strutture subcellulari, come quelle che vedete qui, le sinapsi, o dei neuroni. Questo approccio è potentissimo, ma ha un limite, che oltre ad un certo livello di complessità iniziamo a confondere le nostre idee, anziché capire non capiamo più. L'altro approccio è chiamato top down, quindi partiamo dall'alto e scendiamo verso il basso. Possiamo partire da un'analisi clinica, da un'analisi psicometrica, da un'analisi di segnali di risonanza magnetica nucleare, e da lì cerchiamo di capire cosa sta succedendo nel cervello. Certo, impariamo tante cose, ma siamo lontanissimi dai neuroni, quindi non riusciamo a capire cosa fanno i neuroni che stanno sotto. Quindi i due approcci, tutti e due molto interessanti, impiegati da migliaia di scienziati, ad un certo punto non si compenetrano. Questo è un punto critico sul quale tra poco tornerò. Cosa fanno i neuroni? I neuroni sono cellule, hanno tutte le proprietà di tutte le cellule dell'organismo, hanno una proprietà speciale molto amplificata, che è quella di generare segnali elettrici sulla membrana cellulare. Questi segnali elettrici, per la parte che a noi interessa di più, si chiamano potenziali d'azione. E qui ne vedete delle rappresentazioni. I potenziali d'azione appaiono come delle punte o spikes. Queste punte si organizzano nel tempo in sequenze, e queste sequenze contengono un codice, e questo codice contiene l'informazione. Noi abbiamo sentito parlare di codici e di informazione anche ieri. Questi sono i codici e l'informazione dei neuroni, sono sequenze di potenziali d'azione. Qui vedete due neuroni diversi che si chiamano cellula dei granuli e cellula del Golgi, ma quello che è interessante qui è che vedete gli spikes si organizzano in scarichi regolari piuttosto che in burst, cioè in gruppi, possono generare delle oscillazioni lente come quella che vedete accennata qui, possono scatenare un autoritmo. Questi neuroni sono pacemakers, cioè lavorano da soli senza che nessuno li stimoli. Possono generare delle fasi inverse di polarizzazione, che chiamiamo iperpolarizzazione, possono ridurre la loro frequenza durante una scarica prolungata, fenomeno che chiamiamo adattamento, possono creare delle pause nella loro scarica e dei rebound, cioè degli rimbalzi di scarica alla fine della pausa. Tutti questi comportamenti li chiamiamo comportamenti dinamici non lineari. E il fatto interessante è che i neuroni del cervello, ce ne sono alcune centinaia di fenotipi, non sono tutti uguali. Si comportano da questo punto di vista in modo diversificato. Quello che succede è che quando noi passiamo dallo studio di questi neuroni allo studio del loro insieme, cioè dei microcircuiti in cui sono connessi tramite le sinapsi, iniziamo ad incontrare delle sorprese. Innanzitutto, all'interno di un microcircuito, come quello che vedete in questa parte di destra in basso della figura, i neuroni non fanno tutti la stessa cosa. I neuroni hanno una scarica diversificata e comunicano tra di loro.
Ad un livello ancora più alto, immaginate di essere questa volta in un animale e misurare la risposta dei suoi neuroni con un elettrodo chiamato elettrodo di campo. Voi vedete una grossa onda che rappresenta l'insieme di tutti i contributi, di tutte le scariche, di tutti i neuroni che stanno intorno all'elettrodo. Questo potenziale di campo in sostanza è la base di quello che conosciamo tutti, che è l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma è costituito da tanti potenziali di campo estesi e misurati in punti specifici dello scalpo. Se voi volete andare ancora più in su, potete passare a regioni di attività del cervello. Questa volta intervengono le tecniche di risonanza magnetica nucleare che vi fanno vedere per immagini quello che succede in diverse aree della superficie cerebrale. Questo pezzettino è la mappa appiattita del cervelletto, per esempio. Quindi a diversi livelli incontriamo problemi diversi e vediamo cose diverse. Poi arriviamo più in alto e cerchiamo di capire cosa combina il cervello nel suo insieme. Nel suo insieme entriamo nella sfera delle funzioni comportamentali, delle funzioni cognitive, funzioni motorie, funzioni emotive. Entriamo all'interno di un sistema che considera la triade attenzione, motivazione e ricompensa. Abbiamo l'omeostasi, abbiamo il comportamento, il pensiero, l'ideazione, la percezione, tutte queste parole le conoscete. In qualche modo la fisiologia del cervello si interessa di collegare tra di loro e di capire le interazioni tra queste funzioni fondamentali. Un punto critico che sta alla base di tutto è il fatto che il cervello crea continuamente una realtà virtuale interna. Noi viviamo in un mondo virtuale, che è il nostro mondo, il mio, è diverso dal vostro, o ci assomiglia molto ma non è proprio uguale. Ognuno di noi in questo momento sta capendo una cosa diversa di quello che io dico, perché lui ha un mondo interno fatto delle sue conoscenze, fatto dei suoi belief o credo interni, capta quello che io dico, lo paragona con quello che ha all'interno e ne conclude un qualche cosa che per lui ha senso. Oppure che non ha senso, e allora si pone domande. Certamente il mondo interno del cervello è perfettamente autonomo, eccetto che si confronta col mondo esterno tramite i sensi. Questo punto è fondamentale. Vi racconterò qualcosa in più di questa interazione tra il nostro mondo interno e quello esterno e delle strutture che controllano questa interazione. Dal punto di vista evolutivo non c'è dubbio che questo tipo di costruzione ha portato dei vantaggi importantissimi a tutti gli animali dotati di cervello, quindi non solo l'uomo. L'uomo tra questi animali è capace di maneggiare i simboli e maneggiando i simboli, che possono diventare delle entità astratte, genera un pensiero che può diventare astratto. Sono conseguenza cascata del fatto che noi abbiamo un mondo interno e che questo mondo interno elabora un contenuto che paragona continuamente al mondo esterno. Quando questo matching viene a mancare, nascono delle anomalie del pensiero, per esempio quelle tipiche delle psicosi, in cui il mondo interno non è più in sintonia con quello esterno, va per conto suo. Dal punto di vista della fisica dei sistemi, questo tipo di organizzazione funzionale viene definita sistema complesso adattativo. Complesso perché è basato sulle interazioni e adattativo perché si può modificare in funzione delle interazioni. Vi faccio un esempio, vi do un'idea molto semplice. Immaginate che il cervello proceda per schemi interni che ha elaborato ed acquisito e che utilizza. Quando io dico una parola, il vostro schema si aspetta che io ne dica un'altra che ha una relazione logica con quella che ho appena detto. Allora voi aspettate che arrivi questa parola e questa parola non arriva. Non arriva, c'è qualcosa che non va. Innanzitutto scateno la vostra attenzione, la vostra curiosità. Ci sono meccanismi cerebrali che scatenano l'attenzione e la curiosità sulla base dell'imprevisto. A questo punto succede che questa nuova parola che vi dico torna allo schema tramite i sensi. Allora lo schema comincia a considerare, ma non è che questa parola in realtà sia prevedibile. Se succede ancora, e ancora, 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 vuol dire che dopo la parola A arriva sempre la parola B. Allora lo schema cambia. Questo è il meccanismo di apprendimento, stiamo imparando dall'ambiente.
Quindi il sistema non solo è complesso e prevede, ma si adatta. Questa è la base dello schema di funzionamento cerebrale. Tutto il resto consegue. Vi farò qualche esempio successivamente. Dopo tutto quello che vi ho detto, studiamo i neuroni, i circuiti, il comportamento, gli schemi, ma non capiamo ancora come funziona il cervello. Quali sono i punti critici? I punti critici stanno proprio nel fatto che il cervello è costituito da piccolissimi elementi, che sono i neuroni. Quello dell'uomo ne contiene circa 10 alla dodicesima, che vuol dire 1.000 miliardi, sono tantissimi. Questi neuroni hanno proprietà complicate, avete visto che fanno i potenziali d'azione, non sono tutti uguali tra di loro, interagiscono tra di loro generando grande complessità e quindi noi parlando di neuroni non capiamo il cervello, è inutile dirlo. Nel momento in cui studiamo le funzioni del cervello non sappiamo cosa fanno i neuroni, questo è il problema. C'è una complessità molecolare e circuitale, strutturale enorme. Ci sono fenomeni di stocasticità. Cosa vuol dire? Alcuni fenomeni non sono prevedibili in sé, ma sono prevedibili solo per la probabilità di avvenire. Nei microcircuiti, i segnali che provengono dall'interno del cervello e dall'esterno si distribuiscono secondo un ordinamento spazio-temporale complicato, che noi non conosciamo completamente. Nei microcircuiti, l'informazione, in termine informatico, viene elaborata, ma non sappiamo esattamente come. A livello sistemistico, i rapporti tra struttura dei circuiti, funzione dei circuiti, dinamica dei circuiti e controllo dei circuiti rimane largamente da capire. E poi il problema gigantesco è che il rapporto cervello-mente e il fenomeno coscienza hanno una loro autonomia ancora, si distaccano ancora dalla nostra capacità di spiegazione per vari aspetti e quindi ci mettono in difficoltà. Riassunto in termini scientifici, ci manca un modello. Noi non abbiamo un modello sulla base del quale prevedere come capire il cervello. Non entriamo in loop di tipo ontologico, ma sostanzialmente noi cerchiamo di capire il cervello e non abbiamo un modello per farlo. Quindi dobbiamo costruire il modello. Questo è il punto. Allora arriviamo a Human Brain Project, che è stato menzionato da Mauro. Human Brain Project, alcuni anni fa, si prefigge di risolvere questo problema, creare un modello del cervello che ricolleghi la microscala con la macroscala. Un modello diventa testabile, facciamo una simulazione, se poi sperimentalmente le cose sono diverse, vuol dire che il modello non era completo, allora cambiamo il modello, che diventa la nostra base di conoscenza. Può essere falsificabile, quindi, e può essere comprovabile. In questo modo costruiamo la comprensione del cervello. Ci sono altri problemi più pratici. Per esempio, le nostre conoscenze sono frammentarie, non abbiamo conoscenza di tutto. Qualcosa manca. Beh, il modello ci dice cosa manca. Se noi abbiamo 100.000 dettagli da capire, ma abbiamo tempo e soldi per capirne 1.000, il modello ci suggerisce 1.000 da cercare per primi. Quindi tutte queste motivazioni hanno spinto a creare un grande progetto che studi il cervello per farne un modello. Allora, come procedere? Noi abbiamo pensato in Human Brain Project di procedere tramite un approccio di reverse engineering, di ingegneria inversa. Noi ricostruiamo il modello. Se noi vogliamo capire come funziona un ponte, come fa a stare in piedi, e non abbiamo le equazioni strutturali del ponte, dobbiamo ricostruirlo pezzo a pezzo, rimetterlo insieme e studiare da questo insieme ricostruito le equazioni che lo tengono in piedi. Questo è quello che stiamo facendo. Quindi ricostruiamo i neuroni, li semplifichiamo, li mettiamo nei microcircuiti, i microcircuiti li ricolleghiamo in modelli di larga scala e costruiamo il modello del cervello. Mi direte, è fattibile? Sì, è fattibile. E lo stiamo facendo. Vi faccio vedere come. Tra l'altro, una coincidenza che non è casuale è che questo approccio può essere seguito ora e non 15 o 20 anni fa
perché l'informatica sta dandoci le infrastrutture di supercalcolo, i cosiddetti supercomputer o HPC, High Performance Computing, che consentono di sviluppare i modelli e di simularli. Prima non si poteva. L'altro fatto importante è che esistono delle eccezionali data banks che contengono informazioni coordinate, strutturate e organizzate per essere utilizzate nei modelli. Prima non c'erano, ancora nello sviluppo dell'informatica. Non crediate che per capire il modello basti essere biologi o medici, non basta assolutamente. Quindi occorrono delle informazioni e delle strutture che derivano da numerose discipline. Le neuroscienze sono una disciplina, scusate il gioco di parole, transdisciplinare. Questo vi dà un'idea, non voglio entrare nei dettagli, della matematica che sta sotto ai modelli dei neuroni. Sono modelli ad equazioni differenziali che rappresentano in modo dettagliato le proprietà molecolari della membrana. Le transizioni molecolari sono rappresentate da equazioni differenziali. Le equazioni differenziali descrivono il comportamento del sistema, il comportamento nel tempo, quindi il comportamento dinamico del sistema. Vi faccio vedere un esempio. Quello che vedete adesso l'avete anche visto proiettato nello stand, il brain, l'area brain, è tratto da un nostro lavoro. Questo è un modello della cellula più grossa del cervello, che si chiama cellula del Purkinje. Tenete conto che per rappresentare questa cellula abbiamo dovuto utilizzare più di 1500 compartimenti elettrici collegati tra di loro, ognuno rappresentato da alcune decine di equazioni differenziali, e quindi la costruzione contiene circa 65.000 equazioni differenziali. Questo vi dà un'idea, questo è un modello dettagliato di un neurone. Quello è quello che deve fare un biologo, un biofisico, per rappresentare un neurone. Questo neurone funziona esattamente come il neurone vero. Quindi noi abbiamo trasferito con un processo di reverse engineering la biologia in un modello fisico. Vedete che fa gli spikes o potenziali d'azione, fa i burst, fa le pause, fa tutto quello che deve fare e distribuisce questa attività, se guardate l'immagine colorata, all'interno dei vari compartimenti in cui vedrete dei lampi gialli che sono i potenziali d'azione. Quello che adesso voglio farvi vedere è una esemplificazione, perché fin qui vi ho parlato di teoremi generali, di principi generali che possono anche sfuggire in qualche modo. Vi faccio vedere degli esempi e questi esempi li applico a quella struttura che stiamo studiando più intensamente, che è il cervelletto. Il cervelletto è quella parte del cervello che sta qua dietro e che per molti anni è stata ritenuta come la sede del controllo del comportamento motorio coordinato dell'uomo e degli animali. Ma certamente lo è ancora. Provate a guardare questo video. Sarebbe più interessante sentire il pianista che ascoltare me, è incredibile quello che sta facendo. Avete visto le mani come si muovono e avete visto come si muove il corpo e come effettivamente il pianista stia pensando, immaginando, sta vivendo questo mondo musicale, questo mondo di suoni e lo sta trasformando in un'azione. Allora quello che fa il cervelletto in tutta questa operazione è di coordinare tra di loro i movimenti degli oltre 600 muscoli del nostro corpo. Non ne sta controllando quello di un dito o dell'altro dito, li coordina, quindi genera le correlazioni spaziali e temporali di 600 muscoli. E quindi dal punto di vista puramente matematico stiamo lavorando in un iperspazio geometrico nell'ordine di centinaia e centinaia di assi. Voi immaginate un sistema di assi cartesiani che invece di averne due X e Y ne ha 500, 600, 1000, 10.000. Quindi quello che sta facendo questo organo interno del cervello è un'operazione spaventosa. Chiaramente la domanda è come fa a fare tutto questo. Il punto
Poi è che negli studi successivi si è visto che questa operazione il cervelletto non la fa solo sul movimento, ma la fa anche sul pensiero. Quindi il nostro pensiero viene coordinato nelle sue componenti logiche come se fosse un movimento. Nel momento in cui gli animali imparano a muoversi, imparano a ragionare su quello che fanno. Non è che si muovono a casaccio e basta, ragionano e si muovono. Il movimento è la messa in atto del pensiero sul lato motorio, sul lato comportamentale effettivo, ma il pensiero e il movimento hanno la stessa struttura circuitale e neurale. Il cervello nell'evoluzione si è connesso sempre di più nell'uomo alle parti che controllano il pensiero. È costituito da moduli. Di questi moduli ce ne sono tanti, sono più o meno tutti uguali, la loro differenza è che si connettono a parti diverse della corteccia cerebrale. Qui vedete un esempio della ricostruzione delle connessioni che è stata fatta con tecniche di risonanza magnetica nucleare strutturale e poi di trattografia. Di questo ne parlerà di più Claudia, che è presente qui tra noi. Questo studio consente di analizzare in grande dettaglio le connessioni dei moduli cerebellari con la corteccia cerebrale. Questo è un esempio in cui il cervelletto, che è qua sotto, si collega in modo funzionale con parti della corteccia e pulsa insieme a loro. Questo studio viene fatto con la magnetoencefalografia, perché sfortunatamente l'elettroencefalogramma dal cervelletto non si può fare. Quindi il cervelletto pulsa in modo sincrono con la corteccia. L'altro fatto interessante, il cervelletto prende parte a fenomeni di controllo cognitivo e in questo caso sta simulando internamente le azioni di altre persone che il soggetto sta vedendo. Queste persone stanno schiacciando una pallina e il cervelletto sta raccogliendo queste immagini e le sta simulando internamente, in sostanza insegnando al soggetto che guarda quello che sta facendo l'altro. Si tratta un correlato del cosiddetto effetto mirror che è stato menzionato poco fa. Prende parte alle cosiddette reti di stato stazionario o resting state networks, note a tutti gli studiosi di risonanza magnetica nucleare funzionale, e la cosa interessante è che prende parte a quelle reti che sono per esempio la rete di salienza o salience network e la rete di DMN o di default mode, di stato di base, che sono quelle che regolano la nostra partecipazione allo stato interno, cioè al mondo interno del cervello, alla sua realtà virtuale interna e all'aggancio con la realtà esterna. Questa transizione viene regolata da reti che comprendono il cervelletto tramite le reti attentive. Quando arriva un segnale d'attenzione, noi passiamo dal nostro mondo interno, quando pensiamo agli affari nostri, per così dire, a quello esterno che ci sta dando dei segnali che dobbiamo catturare per imparare, capire, difenderci e interagire con l'ambiente. Vedete che il cervelletto prende anche parte al controllo di rilascio della famosa dopamina, che è quella che controlla i nostri stati cognitivi ed emotivi. Quindi non è vero che la dopamina dipende solamente dalla cosiddetta ventral tegmental area o che ha a che fare solo con i gangli della base, come c'è scritto nei libri di testo. Il sistema della dopamina è controllato dall'identificazione della novità, degli errori in relazione alle aspettative, e questo fatto viene controllato dal cervelletto. È apparso su Science qualche mese fa. Quindi sostanzialmente siamo di fronte ad una struttura che a mano che viene studiata rivela un'integrazione con le funzioni del cervello che sono molto più grandi di quelle che si presumevano all'inizio. Nel nostro pianista il cervelletto non sta solo controllando la coordinazione dei muscoli, che già sarebbe un'operazione eccezionale, ma sta controllando anche tutta l'interazione del pianista con l'ambiente e tutta la sua produzione cognitiva ed emotiva. Quindi è una struttura totalmente integrata col resto del cervello. Per studiare questo tipo di fenomeno, ancora una volta, usiamo i modelli e tra poco arriveremo a questo. Vi faccio notare che quello che sta facendo il cervelletto è esattamente consistente con quello schema del sistema complesso che vi ho mostrato. Il cervelletto impara a predire la correlazione temporale tra gli eventi, siano questi motori, siano questi non motori e quindi puramente cognitivi.
questa figura la faccio vedere molto brevemente. La prima idea su come potesse funzionare tutto questo viene a degli scienziati che si chiamano Mara, Albus, Ito, che sviluppano una teoria, la Motor Learning Theory, che è la prima che cerca di mettere insieme tutto. Siamo nel 1969. Sviluppano una teoria interessantissima, che è tuttora un grande punto di riferimento, ma gli mancano molti pezzi. Mancano pezzi su dove viene depositata l'apprendimento. Il fenomeno di plasticità sinaptica, che avrete sentito nominare, è la base dell'apprendimento nel cervello. Non conoscono le caratteristiche di scarica dei neuroni in quegli anni, quindi non sanno come i potenziali d'azione vengono generati e si ordinano nei neuroni. E in più non considerano per un qualche motivo la geometria della connessione neurale all'interno del circuito. Quindi in qualche modo qualcosa capiscono, ma gli mancano molti pezzi. Senza questi pezzi non possono fare un modello. La loro teoria rimane una teoria, non viene trasformata in un modello, cioè un qualcosa di implementato, di studiabile, e quindi non viene mai simulata. Quindi teoria, modello, simulazione. Loro hanno solo la teoria, gli manca il modello e gli manca la simulazione. Adesso guardate cosa succede quando la loro teoria viene trasformata in un modello e il modello viene simulato. Questo è il percorso che stiamo sviluppando all'interno di Human Brain Project, nei progetti che l'hanno preceduto. Human Brain Project non è una creazione che è venuta in mente a qualcuno 8 anni fa, è nato da una catena di progetti nati intorno al 95, alcuni diretti da noi a Pavia, altri in altre parti d'Europa. È nato e adesso continua. E qui vedete che dal neurone che avete visto prima si passa ad avere dei circuiti neurali. Questi circuiti neurali vengono trasformati e semplificati e vengono inseriti all'interno o di robot o di brain simulators o di simulatori del cervello, sempre in relazione ai dati sperimentali che vi ho già fatto vedere. Questa figura fa semplicemente vedere che è possibile trasformare quei modelli molto complicati, costituiti da circa 60.000 equazioni differenziali, in modelli che ne contengono solamente 3. Voi direte, ma chiaramente si perde qualcosa, certo, si perde qualcosa, in qualche modo riusciamo a medicare le perdite, ma riusciamo, quello che è più importante, a mantenere le oscillazioni, la risonanza, i bursts, i rebounds, l'adattamento, le pause. Quindi il comportamento dinamico dei neuroni è ancora lì, quindi non stiamo perdendo la dinamica dei neuroni. Dopodiché questi neuroni semplificati vengono inseriti all'interno di microcircuiti ricostituiti, e in questi anni abbiamo costruito gli strumenti informatici per ricostruire i microcircuiti, abbiamo ricostruito le routine grafiche per vederli, questo non è un fatto secondario, bisogna vedere quello che si fa, e siamo arrivati a delle rappresentazioni di questo tipo. Quello che vedete qua è un microcircuito del cervelletto che sta funzionando. Quindi questo microcircuito nell'esempio è costituito da alcune centinaia di neuroni, ma quello vero, da cui questo pezzettino è stato estratto, ne contiene circa 400.000. 400.000 corrisponde più o meno a un modulo di funzionamento del cervelletto. Nel topolino ci sono circa 35 milioni di neuroni nel cervelletto, nell'uomo siamo nell'ordine dei miliardi. Quindi con uno di questi moduli creiamo una frazione considerevole del cervelletto di un topolino e una frazione un po' più piccola del cervelletto di un uomo. A quel punto, se noi moltiplichiamo i moduli e li ricolleghiamo correttamente alla corteccia cerebrale simulata, simuliamo un cervello. Vi faccio vedere un esempio di propagazione di questi effetti modellistici. Prendete quel neurone che vi ho fatto vedere nell'ora delle prime figure, quello che ho chiamato granulo. Questo neurone sembra semplice perché è uno dei più semplici che si trovano nel cervello, tuttavia è molto complicato. E per riuscire a sviluppare la comprensione dei suoi meccanismi di funzionamento abbiamo dovuto sviluppare un primo modello
un primo modello che tiene conto di tutte le correnti della membrana cellulare che lo fanno funzionare. Questo modello ha portato alla scoperta di quello che noi chiamiamo il decimo pianeta del Sistema Solare. C'erano 9 correnti, abbiamo scoperto la decima, predetta dal modello che diceva: attenzione, le cose non funzionano se non ce n'è uno in più di queste correnti. Siamo andati a cercarla sperimentalmente e l'abbiamo trovata, e c'era, questo è il primo. Dopodiché il modello ha predetto il potenziale d'azione, ma non prediceva bene la sua ampiezza. Perché? Perché i canali non erano nel posto giusto, i canali ionici non erano nel posto giusto. Li abbiamo dislocati nel posto giusto, secondo lavoro. Dopodiché non propagavano questi potenziali d'azione alla velocità corretta, nel modo giusto, negli assoni, che sono i prolungamenti del neurone che vanno agli altre cellule. Terzo lavoro, terzo modello. Quindi vedete che qui i modelli continuano ad andare avanti e i lavori continuano ad andare avanti. Quello che succede ad un certo punto è che studiamo meglio il neurone, scopriamo che gli manca ancora una proprietà, usiamo il modello e prediciamo cosa dovrebbe essere, undicesimo pianeta. A questo punto abbiamo scoperto un altro canale ionico all'interno della cellula. Quindi sostanzialmente noi stiamo facendo progredire la biologia al di là di congetture tramite modelli. Avremmo potuto cercare tra le centinaia e centinaia di canali ionici presenti nel cervello quelli giusti, ma forse non saremmo nemmeno arrivati a immaginare che ne mancavano in questa cellula. In realtà il modello ha predetto cosa dovevano essere, li abbiamo cercati e c'erano. Quindi vedete che i modelli hanno una potenza predittiva spaventosa, restringono il campo sperimentale a un qualche cosa di fattibile e, diciamo, economicamente accessibile. Invece di spendere centinaia di migliaia di euro per fare centinaia di esperimenti, ne abbiamo fatti una quantità più piccola e abbiamo trovato più rapidamente la risposta. Questo esempio vi fa vedere la propagazione degli effetti ancora a livello di circuito. È un'altra rappresentazione, scusate, ma ecco, questo è il video. E in questa rappresentazione ancora una volta vengono fatte vedere le attività dei neuroni del cervelletto all'interno di un insieme di alcune centinaia di migliaia di neuroni del modulo. A parte il filmato che è molto carino da vedere, la cosa interessante è che quando si analizza si scoprono due strutture all'interno dei dati, all'interno del filmato. La prima struttura è quella qua sotto, vedete che c'è quello che noi chiamiamo il center surround, cioè una regione centrale rossa circondata da una regione blu, una specie di anello blu. Questa struttura si forma autonomamente all'interno del circuito nel momento in cui lo stimoliamo a causa di proprietà dei neuroni, delle loro connessioni. Quindi vuol dire che si formano dei canali che trasmettono i segnali. La parte rossa è quella che trasmette, la parte blu intorno invece isola il segnale dal rumore di fondo. Questa struttura è molto importante, la vedrete in azione tra poco. L'altra struttura, questa volta non più nello spazio ma nel tempo, è la correlazione tra l'attività dei neuroni. Quando noi stimoliamo la rete, questi neuroni presentano una correlazione tra di loro, quindi pulsano in modo sincrono su bande di frequenza predeterminate che sono dettate dalle proprietà di risonanza e di oscillazione dei singoli neuroni e dalla loro connettività. Quindi questo sistema modellistico sta prevedendo quello che fa il circuito. Andiamo a fare gli esperimenti e ritroviamo sia le oscillazioni che il center surround che vedete qua di lato. Quindi siamo riusciti a predire quello che avrebbe fatto il circuito, siamo andati a vedere quello che fa e lo fa davvero. Quest'ultimo esempio vi fa vedere cosa succede quando in questo circuito introduciamo la plasticità sinaptica, cioè l'apprendimento. A questo punto trasportiamo il circuito all'interno di un cervello. L'apprendimento da solo non serve a nulla se non all'interno di un cervello che interagisce con l'ambiente. Allora a questo punto introduciamo le regole di plasticità sinaptica, facciamo funzionare il circuito e lo mettiamo all'interno di un neurorobot. Questi esperimenti sono stati fatti nel laboratorio di Alessandra, che dovrebbe essere qui tra noi, e che probabilmente ne parlerà di più nei prossimi workshops.
Qui vedete che questo neurorobot contiene il circuito del cervelletto, i suoi neuroni all'interno del circuito stanno funzionando come nelle simulazioni che avete visto prima, e la cosa interessante è che questo circuito impara tramite le regole di plasticità sinaptica in modo autonomo. Noi non gli abbiamo detto cosa deve imparare, gli abbiamo solo detto cosa deve fare. Dopodiché le regole dell'azione che deve svolgere le acquisisce dall'interazione con l'ambiente esterno. Dal punto di vista informatico sta trasferendo informazione o energia dall'ambiente esterno al suo circuito interno. Sta facendo quello che fa il cervello. Attenzione, l'intelligenza artificiale non c'entra niente qui. L'intelligenza artificiale è una costruzione dell'ingegnere che scrive delle regole e le mette in atto. Quello che noi stiamo facendo, non stiamo scrivendo nessuna regola, noi stiamo dicendo al circuito cosa deve fare e lui si arrangia da solo a farlo. Quindi c'è una grossa differenza, non confondete le due cose. Qui vedete in questa figura, lungo l'asse verticale, il tempo, quindi l'apprendimento. Vedete che la scarica, a mano che l'esercizio procede, cambia. Ad un certo punto questi neuroni del cervelletto, vedete che fanno questa striscia blu. Questa striscia blu vuol dire che stanno zitti, non stanno più scaricando. Questi nuclei cerebellari profondi, che ricevono i segnali dalla striscia di sopra, invece stavano zitti e cominciano a funzionare. Questo è il paradigma chiave di funzionamento del circuito cerebellare, ipotizzato dalla teoria di Mar, Albus e Ito, che vi ho predetto prima. E questo viene fuori davvero, quindi confermiamo la teoria. I modelli robotici stanno confermando la teoria. Quindi il sistema sta imparando a mettere in relazione eventi tra di loro sulla scala del millisecondo. Vi faccio vedere un esempio, uno degli ultimi. Questo è molto carino, sempre sviluppato nel laboratorio di Alessandro. Quello che vedete qua è il circuito del cervelletto introdotto all'interno di un robot umanoide, che è Nao. Questo circuito aiuta Nao a trovare la correlazione tra uno stimolo nocivo, che è questo laser beam che vedete qua, puntato sulla pancia del robot, e un suono. Ok. Il robot sta imparando a mettere in relazione tra di loro il laser beam e il suono. Guardate cosa impara a fare. Praticamente ha generato una correlazione interna scritta come plasticità sinaptica nei circuiti di quel modello che vi ho fatto vedere. Sta scrivendo la relazione temporale tra il suono e il laser beam. Dopodiché, individuato il suono, scatena immediatamente la reazione motoria adeguata. Questa gliel'abbiamo detta noi, perché lui non la sa. Questa gliel'abbiamo dovuta dire noi, ma quello che è importante è che il cervelletto sta imparando la correlazione temporale. È come se nel nostro pianista imparasse che dopo aver mosso il dito pollice e generato un tipo di suono, va mosso il dito mignolo generando un altro suono. E concatenazione una dopo l'altra viene generata la sequenza o schema interno del comportamento motorio di tutto quel meraviglioso pezzo di musica di Chopin che avete sentito prima. A questo punto rimane da risolvere un problema. Fin qui siamo sempre andati a marcia in su, bottom up. Cosa succede se vogliamo iniziare a capire i segnali generati, per esempio, dalla risonanza magnetica nucleare o dall'elettroencefalografia? Qui a questo punto c'è un bel problema, perché noi col bottom up arriviamo più o meno fino qui, in questa zona, ma non riusciamo ad andare fino in cima in modo agevole. È ancora troppo complicato, non ci riusciamo. E in realtà i segnali che vengono dalla risonanza magnetica ci arrivano indipendentemente, noi non vogliamo costruirli apposta, noi vogliamo vederli, noi vogliamo vedere quello che succede in un uomo vero, in un cervello vero, però dobbiamo leggerli e capire cosa succede ai neuroni che li generano.
Dal punto di vista matematico si chiama problema inverso. Quindi noi abbiamo un ensemble signal o segnale d'insieme che è stato sì generato da delle componenti sottostanti, ma non sappiamo come. Vi faccio un esempio con la fisica delle stelle. Immaginate di avere una stella che genera la luce e genera il calore. E voi andate a rilevare una bella mappa come quella qua in alto a sinistra, immaginate che non sia più l'attività del cervello, ma sia il calore sulla superficie di una stella. E voi sapete che tutto questo deriva dalle reazioni nucleari all'interno della stella. E quelle potete descriverle. Allora, in fisica sono state create delle relazioni molto precise tra il comportamento degli atomi e le conseguenze a livello macroscopico sulla materia, sulla massa materiale della stella. Quindi in fisica riuscite a spiegare questa mappa sulla base del comportamento degli atomi che stanno qua sotto. Dal punto di vista della fisiologia del cervello non lo sappiamo ancora fare, ma vorremmo farlo, cioè noi vorremmo capire come si comportano i neuroni che stanno sotto per generare quella mappa di attività elettrico-metabolica che sta in cima e che vediamo là in alto. Per poterlo fare, a questo punto, uno degli approcci che stiamo impiegando è quello appunto della cosiddetta inferenza bayesiana o Bayesian inference, che risolve il problema matematico inverso di passare dalla immagine globale all'attività dei neuroni. Ma in mezzo ci va un modello. E che modello ci va? Possiamo mettere un modello come quelli che vi ho fatto vedere. Quindi praticamente usiamo il modello che vi ho fatto vedere, lui decodifica il segnale e ve lo porta giù dicendovi cosa stavano facendo i neuroni. Questo vuol dire comprendere come funziona il cervello. Qui ci sono dei problemi tecnici di natura informatica e di vario livello che ci consigliano di passare da una rappresentazione intermedia, che vi accenno solamente. Dobbiamo cercare di trasformare quell'attività neurale del modello che avete visto prima in una costruzione, diciamo, più maneggevole, di tipo matematico e scritto in equazioni continue nel tempo e nello spazio. Non ve le faccio vedere, vi dico solo che le abbiamo e vi faccio vedere cosa succede. Succede sostanzialmente questo. Nel momento in cui noi facciamo questa operazione, riusciamo a generare un modello, questa volta astratto, non più fatto con i neuroni che scaricano, che fanno i potenziali d'azione, ma un modello più astratto che però raccoglie i segnali, quelli di sinistra, che vengono dalla corteccia, li elabora e li ributta alla corteccia. In questo modo stiamo creando lo strumento di base per generare il processo di brain simulation. Il processo è iniziato, abbiamo altri 3 anni per completarlo e speriamo di completarlo alla fine di Human Brain Project. Chiaramente la cosa importante è che tutte le proprietà che abbiamo scoperto nei neuroni in questa rappresentazione ci vadano a finire, e ci sono tutte. Quindi la teoria di Marr, che viene rappresentata da questo filtro adattativo, c'è tutta. Abbiamo trasferito l'idea del center surround, abbiamo trasferito l'idea degli oscillatori accoppiati, abbiamo trasferito l'idea dei perceptrons, che sono perceptroni, che sono quella grande cellula che vi ho fatto vedere pulsare prima. Abbiamo trasferito le regole di plasticità e abbiamo trasferito la connettomica, quella che deriva dalla ricostruzione di risonanza magnetica nucleare dei tratti di connessione tra il cervello e il cervelletto. Quindi tutto questo è rientrato nel modello del cervello. È quello che si chiama un modello data-driven, cioè trainato dai dati. Non stiamo inventando niente. Ci sono delle interpolazioni, ci sono delle assunzioni che possiamo verificare, rilassare, modificare, ma non c'è niente di inventato. Quindi stiamo facendo il modello del cervello. Il punto qui è che, a questo punto possiamo sperare di utilizzare o cercare di utilizzare questo modello per capire veramente come il cervello funziona e sviluppare delle teorie adeguate per il funzionamento del cervello che non esistono ancora. Voi mi direte, ma dal punto di vista pratico, a parte capire che chiaramente è il nostro obiettivo numero uno, se non capiamo non andiamo più avanti,
cosa succede? Questo vi dà un'idea di quanto sta spendendo l'Europa allargata per la cura delle patologie del sistema nervoso, comprese le patologie psichiche e neurologiche. Spende circa 500 miliardi di euro all'anno. Non stupitevi, 500 miliardi di euro all'anno. In Lombardia siamo intorno alla decina di miliardi all'anno, Scala esattamente col costo dell'Europa, spesa sociosanitaria, quindi ospedali, cliniche, assistenza. Quanto spende l'Europa per la ricerca sul cervello? Circa 5 miliardi all'anno, 100 volte meno. Attenzione a queste cifre, sembrano tantissimi, divideteli su tutti gli stati, sono pochissimi. Più o meno ci lamentiamo tutti di mancanza di fondi, chi più, chi meno. Guardate dove si colloca l'Italia. La spesa dichiarata e statisticamente rilevabile dalla Commissione europea per la spesa italiana è questa. Siamo intorno ai 100, neanche, tra i 50 e i 100 milioni di euro all'anno. Sono pochissimi. Pensate quanti scienziati lavorano. Io, Vittorio, Mauro, tanti di noi lavoriamo su questo. Se voi dividete questa cifra tra tutti, noi non prendiamo niente. Guardate chi spende di più, sono gli United Kingdom, che è intorno ai 300 milioni di euro all'anno. E guardate cosa spende l'industria, cosa investe l'industria. L'industria investe di più, investe circa il doppio, triplo di quanto non facciano i governi. E l'Italia qui si colloca al quinto, sesto posto, non più al terzo. Vuol dire che l'industria italiana sta investendo meno sulla ricerca neuroscientifica dell'industria in altri paesi. Sono tutte statistiche che dovrebbero far riflettere il nostro sistema di ricerca, ricerca di base e ricerca applicata. Quanto sta spendendo Human Brain Project in 10 anni? 1 miliardo e 200 mila euro. Quindi attenzione ancora, andate sulla scala. Cifra enorme letta da sola, ma messa in scala è piccola. Quindi gli sforzi che stiamo facendo sono incommensurati alla cifra che riceviamo per sviluppare la ricerca. Speriamo che tutto questo abbia effettivamente quella ricaduta che il mondo sta aspettando, quindi che i modelli ci aiutino a sviluppare delle conoscenze neuroscientifiche, delle infrastrutture informatiche tali da promuovere la diagnosi e la cura delle patologie neurologiche e sviluppare tecnologie biorobotiche e bioinformatiche di alto livello. Vi posso menzionare per esempio il sistema di supercomputing che si sta consorziando intorno a Human Brain, che si chiama Phoenix, che consorzierà tra di loro i supercomputer più grossi d'Europa, che stanno a Jülich in Germania, a Lugano in Svizzera, a Bologna, il computer Fermi del Cineca, in Spagna e in Francia. Questi 5 supercomputer verranno messi, sono in rete e stiamo iniziando ad usarli in rete. Un altro sforzo notevole è quello del cosiddetto computer neuromorfo, che non è più basato sulla logica della macchina di Turing con la CPU centralizzata, ma è basata su circuiti neurali che derivano direttamente da quelli che vi ho mostrato. Lo stiamo sviluppando anche noi in Italia, abbiamo una parte in questo, e lo stiamo sviluppando insieme a Manchester, dove c'è il centro di elaborazione del cosiddetto progetto Spinnaker, che sta elaborando il supercomputer neuromorfo. Quello che si spera è che tutti questi investimenti portino dei benefici per la società. Vi ricordo una frase di Feynman, è stato citato anche ieri. Feynman ha lasciato dei pensieri incredibili. Se noi pensiamo che in qualche modo capiremo qualcosa sulla natura, io lo interpreto sul cervello, dividendola in parti, e c'è chi fa fisica, chi fa informatica, chi fa il biologo, fa il medico, non arriviamo da nessuna parte. Bisogna stare attenti, rimettiamo tutto insieme, perché la natura questa divisione non la conosce. Questo tema viene sviluppato completamente nel meeting che avremo tra poco a Erice, alla Scuola Internazionale Ettore Majorana di Erice, in collaborazione col Centro Fermi di Roma. Devo ringraziare tutti quelli che ci stanno lavorando, ovviamente non sono da solo e sono elencati tutti qua. Grazie per l'attenzione.
non possiamo non essere pieni di gratitudine ad Egidio per questa carrellata veramente bellissima, meravigliosa, che appunto esalta quello che ricordavo prima, che la cosa più meravigliosa è la nostra intelligenza, questa capacità conoscitiva che l'uomo ha, che passa attraverso il cervello e che è capace di affrontare e andare a fondo dei problemi attraverso il metodo scientifico, è veramente stupefacente e meravigliosa. A questo punto passo la parola al professor Vittorio Gallesi, a Vittorio, e col quale dialogherò, gli farò alcune domande e chiederò a lui appunto di condurci in questa strada, in questa grande scoperta, che è la scoperta della nostra partecipazione agli eventi, delle basi neuronali di questo e di tutte le implicazioni che questo ha. E vorrei partire con la prima domanda e chiederti: cervello e intersoggettività, cosa abbiamo imparato dalle neuroscienze negli ultimi 30 anni? Benissimo. Allora, io ho iniziato a occuparmi di cervello parecchi anni fa, 40 anni fa di fatto, quando al secondo anno di medicina feci la domanda per iniziare un internato all'allora, al tempo felice in cui non c'erano i dipartimenti ma c'erano ancora gli istituti, l'istituto di fisiologia, e dove Rizzolatti era un baldo quarantenne con molte idee, molti progetti e soprattutto un grande entusiasmo che ha ancora oggi, che di anni ne ha il doppio. E iniziai a bottega, quindi trainando i macachi, fabbricando gli elettrodi, e poco alla volta entrai, dopo questo apprendistato, a registrare l'attività dei neuroni. E in questa prima fase della mia carriera, prima da studente, poi da diciamo così ricercatore volontario, gli argomenti sul tavolo erano molto diversi da quelli dell'intersoggettività. Erano come, in che modo navighiamo nello spazio, e quindi qual è il contributo che il cervello dà alla costruzione delle mappe spaziali che ci consentono di muoverci nello spazio. La mia tesi di laurea fu un modello sperimentale della sindrome del neglect. Dopodiché passammo a interrogarci su un problema, anche questo molto lontano dal tema dell'intersoggettività, e cioè come fa il nostro cervello a guidare le azioni della mano e garantire la possibilità, ad esempio, di afferrare degli oggetti come questo in modo compiuto. Già allora erano emerse delle proprietà abbastanza inattese, cioè studiando le proprietà dei neuroni motori, cioè quelli che guidano la nostra azione sugli oggetti, ad esempio, scoprimo che alcuni di questi neuroni, oltre ad avere proprietà motorie, il che era banale dal momento che eravamo all'interno del sistema motorio, avevano anche delle proprietà visive, per cui il neurone che guida il mio afferramento di questo bicchiere si attiva anche quando io questo bicchiere mi limito a guardarlo, a osservarlo. Ed è proprio durante lo studio di questi neuroni che ci imbattiamo casualmente nei neuroni specchio, neuroni cioè che non solo si attivano quando la scimmia afferra l'oggetto, ma anche quando la scimmia vede me afferra, o un altro simile o un altro macaco afferrare quell'oggetto. Diciamo, da questo momento in poi il tema della relazione è entrato prepotentemente in laboratorio. Io ho le idee, una cosa che dico sempre agli studenti, lo dico quando mi occupo in particolare di un tema, cioè il tema delle emozioni. Spero che alla fine del mio corso abbiate le idee meno chiare di quando lo avete iniziato. Nel senso che quello che noi cerchiamo di fare, come ha mostrato mirabilmente Egidio poco fa, noi cerchiamo di ridurre la complessità e il mistero a una serie di elementi che
che siamo in grado, o che speriamo, crediamo di essere in grado di misurare. Quindi di fatto noi cerchiamo di ridurre in laboratorio la complessità del mondo, nel caso specifico parliamo di esseri umani, la complessità umana in una serie di dati misurabili, si spera ripetibili. E non c'è nulla di male in questo approccio. Io rivendico di essere un riduzionista metodologico. Dove comincio un po' a arrabbiarmi è quando al riduzionismo metodologico si sostituisce il riduzionismo ontologico. Cioè, io sono i miei neuroni, io sono le mie sinapsi, io sono il mio cervello. Ecco, lì non ci sto più, perché noi siamo qualcosa di estremamente più complesso e differenziato della semplice attività dei neuroni contenuti nel nostro cervello o nel nostro cervelletto. I neuroni non amano, non si arrabbiano, non sperano, non si rammaricano, non promettono. Tutte queste sono caratteristiche che hanno un senso quando le attribuiamo al proprietario dei neuroni, ossia all'individuo, alla persona. E una delle nostre scommesse è di portare con le nostre lanterne tecnologiche un po' di luce in questo mistero, cercando di capire come dall'attività del cervello e del corpo, io non parlo di cervello, parlo sempre di cervello trattino corpo, se no rischiamo di cadere in quelle fallacie che ci fanno parlare del cervello come di un computer, di un elaboratore di dati, la scatola delle meraviglie algoritmiche e altre sciocchezze. Direi che tutti e tre le persone che avete di fronte, siamo tutti medici, tutti neurologi, e quindi siamo sufficientemente vaccinati da questi deliri ingegneristico-computazionali con cui spesso ci confrontiamo leggendo gli articoli di divulgazione scientifica sui giornali e sulle riviste. Il cervello è un organo, così come un organo il rene, il fegato, il cuore, il polmone, e quello che ancora non abbiamo capito appieno è quanto e come mirabilmente integrato è il cervello con la rimanente parte del nostro organismo. E uno dei temi di ricerca su cui ci siamo impegnati di più negli ultimi 5-6 anni è capire proprio la relazione tra cervello e cuore, ad esempio, in relazione, ma non solo, al tema delle emozioni. Quindi una delle poche cose che ho imparato in questi 40 anni, su cui sarei disposto a giocarmi tutto, è che la mente è relazione. Non esiste la mente dell'individuo al di fuori della quantità e della qualità di relazioni che può stabilire. Quando iniziano queste relazioni? Prima di quello che consideriamo il giorno zero. Comincia prima della nascita, comincia già in utero. Se voi fate ascoltare a un neonato la ninna nanna che gli cantava la mamma attraverso la parete dell'addome, io durante entrambe le gravidanze ho fatto di tutto sulla pancia di mia moglie cercando di stabilire un contatto acustico con la creatura che si stava sviluppando nel suo grembo. Bene, se voi fate ascoltare la ninna nanna che il feto ascoltava quando era nel grembo materno, è una ninna nanna che condivide la stessa base armonica ma che è leggermente diversa, e fate un elettroencefalogramma al cervello del neonato, l'elettroencefalogramma risponde in maniera differente alle due ninna nanne. Noi abbiamo pubblicato nel 2011 un lavoro in cui abbiamo studiato i movimenti di feti gemelli nell'utero e abbiamo dimostrato chiaramente come i movimenti diretti verso il fratellino o la sorellina sono cinematicamente diversi dai movimenti che il feto compie quando esplora il proprio corpo o quando esplora le pareti interne dell'utero. Quindi il nostro cervello, poi quando nasciamo passiamo da un mondo a microgravità, a un mondo in cui facciamo esperienza per la prima volta piena della forza di gravità,
tant'è vero che poi nei mesi successivi, per la disperazione dei genitori, giochiamo con gli oggetti, stiamo compiendo degli esperimenti di fisica ingenua, quindi il sistema si deve ricalibrare a questo nuovo ambiente, ma già prima della nascita il nostro cervello-corpo fa sì che noi ci muoviamo in maniera differente a seconda di ciò che andiamo a toccare. Se è il corpo del fratello con cui condividiamo quel primo spazio di vita, bene, le caratteristiche del movimento sono quelle che, se riscontrati in un bambino e in un adulto, ci farebbero dire sono quelle che hanno il maggior grado di controllo. Quindi già prima della nascita, e noi non a caso abbiamo intitolato questo lavoro Wired to be Social, cioè cablati per essere sociali. La dimensione della socialità è fondamentale e quindi tutto quello che noi impariamo ad essere e diventare è in gran parte condizionato, determinato dalla qualità e dalla quantità di incontri che siamo in grado di poter sviluppare con altri esseri umani. Quando ci si chiede ma com'è che noi condividiamo con lo scimpanzé oltre il 99% del patrimonio genetico, e ciononostante gli scimpanzé, perfettamente adattati al proprio ambiente, in natura è impossibile fare una classifica e dire io sono meglio di te, casomai i conti si faranno alla fine e si vedrà chi rimarrà, se rimarranno gli umani o rimarranno, come è verosimile attendersi, gli scorpioni, i ratti, eccetera, eccetera. Ma in ogni caso, com'è che pur condividendo oltre il 99% del patrimonio genetico, gli scimpanzé non organizzano i meeting, non si interrogano su loro stessi, non hanno prodotto un'arte, per quanto ne sappiamo. Allora, un aspetto secondo me fondamentale su cui si parla, di cui si parla poco, è che noi siamo neotenici. Siamo le creature più neoteniche che esistano, cioè noi nasciamo immaturi. Il nostro cervello, quando nasciamo, è molto piccolo, continua a crescere, a svilupparsi e compie il suo sviluppo alla fine dell'adolescenza, quando si completa la mielinizzazione nella parte anteriore del cervello. I neuroni comunicano tra di loro grazie a queste prolungamenti che si chiamano assoni. Gli assoni sono come dei fili di rame. Quando c'è il rivestimento isolante, la guaina mielinica, il segnale viaggia molto più veloce. Questa mielinizzazione si conclude più o meno attorno tra i 18 e i 20 anni. Quindi che cosa significa? Che a differenza degli scimpanzé, ancora di più dei macachi, quindi i nostri parenti più prossimi nel regno animali, primati non umani, il nostro cervello continua per moltissimi anni a svilupparsi dove? In un contesto di relazioni sociali. Questo nostro nascere immaturi fa sì che per i primi mesi di vita noi siamo completamente dipendenti dall'altro. Se l'altro non ci nutre, non ci veste, non ci riscalda, non ci protegge, noi moriamo. Non sviluppiamo il linguaggio, siamo predisposti a parlare, ma se non ascoltiamo la parola dell'altro, noi il linguaggio non lo sviluppiamo. Quindi tra gli animali sociali, e ci sono mille soluzioni per costruire una socialità, a partire dagli insetti, dalle formiche, la nostra socialità è una socialità molto particolare, unica, proprio in relazione di questa fortissima dipendenza dall'altro. Allora, una delle poche cose che ho imparato in questi 40 anni è che la nostra mente è una mente che non si può iniziare nemmeno a comprendere se mettiamo tra parentesi l'altro, che è esattamente il contrario di quello che il cognitivismo negli ultimi 50-70 anni ha cercato di insegnarci, dove tutto è giocato a livello della mente del singolo individuo, appunto il computer, il manipolatore di simboli, e quindi tutto quello che avviene nella relazionalità con l'altro è né più né meno, secondo questa teoria falsa,
sbagliata non sarebbe altro che il calare nell'agone sociale le competenze intellettive di una mente che è già quella che è a livello del singolo individuo. Non è così. Se non abbiamo gli strumenti per entrare in una relazione corretta con l'altro, le cose si complicano fortissimamente. Quindi noi non siamo più gli stessi, ma siamo persone con problemi di relazionalità che possono assumere le più svariate forme. Quindi diciamo che per capire la mente del singolo non possiamo mettere l'altro tra parentesi, ma l'altro deve essere in qualche modo. E uno dei grandi difetti legato a limitazioni tecnologiche è che gran parte delle neuroscienze vanno a esaminare il cervello del singolo. Oggi cominciamo con le tecniche dell'hyperscanning, ad esempio, a misurare l'attività dei cervelli di due persone mentre vengono messe in relazione contemporaneamente. E quello che noi stiamo cercando di fare, ad esempio in ambito di estetica, è capire cosa cambia quando io vado al cinema e vedo un film da solo rispetto a quando vedo il film in compagnia di altre persone. Anche questo effetto della condivisione dell'esperienza, altra parola chiave, rispetto a quando siamo i soli a fruire di certi stimoli, è un tema ancora relativamente poco indagato, ma che credo acquisterà sempre più piede nei mesi e negli anni a venire. Grazie tantissimo di questa apertura, appunto, al fatto che non esiste il cervello del singolo se non dentro la totalità dei rapporti. Certo. Volevo chiederti allora, viviamo in un mondo in cui la relazione con gli altri è sempre più mediata da interfacce digitali. In che modo le neuroscienze ci aiutano a capire questi aspetti della contemporaneità? Allora, questo è un tema su cui di nuovo si è fatto ancora molto poco. Allora, qui devo fare una premessa. Io questo l'ho anche scritto più volte, quindi non dico nulla di nuovo. Le neuroscienze sono necessarie ma non sufficienti per capire chi siamo, perché, come dicevo, misurano, fotografano uno degli aspetti che ci rende chi siamo, un aspetto necessario, perché senza cervello non c'è mente, non c'è nulla. E drammaticamente uno dei momenti in cui abbiamo appreso di più il rapporto tra l'attività del cervello, il comportamento e l'esperienza è stato il primo dopoguerra, perché per la prima volta, grazie al numero purtroppo enorme di feriti di guerra, feriti d'arma da fuoco, quindi ferite focalizzate che portavano via solo una piccola parte del cervello, la neuropsicologia clinica ci ha consentito di fare degli enormi progressi cercando di capire la correlazione tra il funzionamento di certe aree del cervello e determinate funzioni sensoriali, motorie, cognitive. Ma perché non basta? Non basta per il motivo di cui parlavamo prima, cioè non possiamo ridurre la nostra vita interiore, la nostra vita mentale, la nostra vita spirituale al funzionamento dei neuroni, perché i neuroni misurano delle variazioni di potenziale. L'unica parte del mondo che i neuroni conoscono sono i sali che li attraversano, ioni, sodio, potassio, calcio, cloro e poco altro. Oggi noi, attraverso la rivoluzione tecnologica, abbiamo un rapporto fondamentalmente sempre più diverso con la realtà. Diceva prima il professor D'Angelo, Egidio D'Angelo, il cervello costruisce una rappresentazione virtuale del mondo, ed è verissimo. Provate a pensare alla differenza che c'è tra la fotocamera del vostro cellulare, immaginate di filmare quello che state vedendo e periodicamente passare con la mano davanti all'obiettivo. Quando poi andate a rivedere quello che avete registrato, vi rendete conto che ci sono dei buchi neri
che coincidono con i momenti in cui voi avete occluso la visuale dell'ottica della fotocamera inclusa nel vostro smartphone. Ma non è quello che ci accade in continuazione. Noi periodicamente chiudiamo il sipario che ci separa dal mondo là fuori, noi chiudiamo le palpebre e non abbiamo ancora imparato perché ammicchiamo così frequentemente. Sì, per mantenere umida la superficie della cornea, ma per farlo potremmo ammiccare molto meno di quanto non lo facciamo. E si è cominciato a vedere come questo ammiccamento è fortemente condizionato da quello che facciamo, dove siamo, con chi parliamo, di cosa stiamo parlando, eccetera, eccetera. Ma lasciando questo tema da parte, sennò partiremo per un altro sentiero, noi non ci rendiamo conto di questi buchi neri. A questo dovrei aggiungere anche i movimenti rapidi, i movimenti saccadici con cui noi centinaia di volte in un minuto muoviamo continuamente gli occhi. Muoviamo gli occhi, il mondo rimane fermo, chiudiamo le palpebre, ma questi buchi neri non li vediamo. Perché? Perché l'immagine del mondo è una ricostruzione attiva da parte del cervello-corpo. Bene, oggi per la prima volta il nostro rapporto con il mondo è fortemente condizionato dai media. Tant'è vero che da alcuni anni, ad esempio, esempio molto banale, prima si diceva è luglio, è agosto, si suda, perché? Perché c'è caldo. Leggevi la colonnina del termometro e dicevo quanti gradi ci sono oggi? 38. Oggi non basta più, c'è la temperatura registrata dal mercurio, ma c'è anche la temperatura percepita, che ogni volta è sempre maggiore di quella registrata al termometro e che paradossalmente ci fa sudare ancora di più. Perché quando mi dicono percepito 40 gradi, io in qualche modo il mio organismo si adatta. Allora, perché questa rivoluzione digitale cambia le carte in tavola? Il discorso sarebbe molto lungo, ma diciamo, nei nostri rapporti interpersonali fisici, uno dei meccanismi fondamentali è il meccanismo dell'empatia. Il meccanismo dell'empatia? Empatia significa sentire con l'altro, non c'entra niente la simpatia, non c'entra niente l'essere buoni samaritani. Io mi dissocio totalmente da una serie di sciocchezze che sono state scritte a proposito dei neuroni specchio, come la natura ci rende buoni perché ci dà i neuroni specchio e la cultura che ci rende cattivi, il fatto di condividere non solo le azioni ma le emozioni, le sensazioni con gli altri ci rende automaticamente buoni. Falso. Empatizzare significa sentire con l'altro. Simpatizzare, sympathos, significa sentire per l'altro, che sono due piani che secondo me è opportuno lasciare distinti. Io posso empatizzare con la mia vittima, più dolore infliggo alla mia vittima più godo, perché sono un sadico, e questa percezione diretta del dolore provato dall'altro lo faccio attraverso un meccanismo di risonanza, un meccanismo di simulazione, perché la cosa che non ho detto è che ci siamo accorti come i neuroni specchio per l'azione erano la punta di un iceberg molto più voluminoso. Nel corso degli anni abbiamo scoperto che anche emozioni, disgusto, paura, rabbia, sensazioni, tatto, dolore, noi le mappiamo nell'altro attraverso la sua simulazione all'interno del nostro cervello-corpo. E diciamo, questo descrive l'essenza del meccanismo dell'empatia, che non è un meccanismo cognitivo in primis, che non è un meccanismo linguistico, è la percezione diretta di quello che prova l'altro. Io posso capire quello che prova l'altro in tanti altri modi diversi, quello che manca a questi modi diversi è quello che Edith Stein, che rimane l'autrice del miglior libro sull'empatia che sia mai stato scritto, lo scrive nel 1912, è la sua tesi di dottorato, il suo maestro è Edmund Husserl, il padre della fenomenologia, lei scrive la tesi di dottorato sul problema dell'empatia. Un passaggio fondamentale del testo è quando lei si chiede
se sia possibile empatizzare anche con gli animali, e scrive: quando io mi trovo di fronte all'animale che prova qualcosa come il dolore o fa certi movimenti, posso avvicinarmi a lui e provare in qualche misura avvicinarmi a capire quello che prova, ma per tutto il resto manca quello che ci caratterizza quando empatizziamo con i nostri simili, cioè manca un riempimento fenomenico. Quindi io posso imparare a capire che quando vedo un emoticon con gli angoli della bocca che vanno in su significa che quella persona è felice, altra cosa è farlo simulando la sua gioia, quindi attivando i meccanismi di rispecchiamento che normalmente si attivano quando la gioia la provo io. Ci sono tanti modi di comprendere. Questa è una delle tante trappole che ci tende il linguaggio. L'idea che comprendere, siccome abbiamo un'unica parola che esprime questo concetto, a questo corrisponde un unico modo di comprendere, che è quello che ci ha detto il cognitivismo classico per tanti anni. L'altro è un mistero da risolvere. Per accedere al mistero dell'altro lo posso fare solo costruendo una teoria della sua mente. Falso. Ci sono mezzi molto più diretti. La scoperta dei neuroni specchio è stata fondamentale per tanti aspetti. Uno di questi è stato ridare vigore al tema dell'empatia. Se voi fate una ricerca su Google e vedete chi e quanti parlavano di empatia prima del 1992 e dopo il 1992, vedrete che c'è un trend in ascesa. Cioè, ci siamo riappropriati di una vecchia idea. L'altra cosa di cui ho la certezza assoluta è quanto poco siamo sempre originali. Basta avere l'umiltà di studiare un po' chi ci ha preceduto e molte delle idee di cui dibattiamo e discutiamo anche oggi, fieri giustamente della nostra tecnologia, di quello che abbiamo scoperto sul cervello. Bene, andiamo a leggere Giovan Battista Vico e molte delle cose che noi oggi diciamo lui le diceva già nel Settecento, per non parlare di Aristotele o addirittura dei presocratici. Quindi diciamo, oggi uno dei temi fondamentali per me è l'estetica. Perché viviamo in un mondo sempre più estetizzato. Quindi il ruolo fondamentale che le neuroscienze oggi possono svolgere non è solo o soltanto, come anch'io ho fatto fin qui, cercare di capire perché un certo tipo di cinema mi tiene inchiodato alla poltrona, perché mi appassiono alle vicende di papà Karamazov o di Ivan, perché mi appassiono e mi abbandono alla contemplazione della Cappella degli Scrovegni o di fronte a un taglio di Lucio Fontana. Questo è importante perché descrive un qualche cosa che verosimilmente è unico della nostra specie. Ma l'estetica è una delle principali chiavi di lettura della contemporaneità, perché tutto oggi passa attraverso un processo di estetizzazione. Non solo la commercializzazione dei prodotti, il marketing, ma i messaggi politici, l'educazione. Oggi si parla di infotainment, di edutainment, quindi educazione, informazione devono passare attraverso un'esperienza sempre più ricca e sempre più in grado di generare piacere e quindi determinare una massiccia liberazione di quel neurotrasmettitore di cui parlava Egidio prima, che è la dopamina. Se voi ci pensate, oggi anche la politica è fatta sempre di più di comunicazione e questa comunicazione è freddamente e scientificamente studiata a tavolino, attraverso un framing estetico delle parole, delle metafore, delle immagini. Quindi se noi vogliamo andare al nocciolo della contemporaneità, noi dobbiamo mettere a fuoco questa dimensione estetica della vita sociale, primo punto. Il secondo punto è rappresentato dalla intermediazione rappresentata dalla tecnologia. Oggi voi vedete un gruppo di adolescenti, io ho una figlia di 15 anni, quindi queste cose le vivo tragicamente,
No, non tanto tragicamente, fortunatamente legge molti romani, è un'avida lettrice ancora di carta, però mi è capitato più volte di vedere gruppi di adolescenti che comunicano nella stessa stanza messaggiandosi, utilizzando WhatsApp o altre forme più adolescenziali di social. WhatsApp è già considerata da vecchi, non parliamo di Facebook, dice papà, Facebook, ma chi lo usa più? Appunto, i sessantenni. Bene, questa mediazione non solo introduce delle modalità di relazionalità completamente sconosciute fino a pochi anni fa, ma introduce delle cose molto interessanti anche da un punto di vista prettamente neuroscientifico, e cioè per la prima volta le immagini le teniamo nelle nostre mani. Non c'è più il telecomando è il nostro corpo, perché le immagini le vediamo per la prima volta in gran parte nel nostro spazio peripersonale e non più a due o più metri di distanza come quando andiamo al cinema o guardiamo la TV seduti sul divano. Cioè la gran parte delle informazioni video e audio da cui siamo bombardati noi le fruiamo all'interno di uno spazio che è uno spazio molto particolare, è lo spazio della prossemica. È lo spazio che più gelosamente difendiamo, è lo spazio che permette a noi latini di tollerare un dialogo con una persona a una distanza che uno che è nato a nord delle Alpi trova immediatamente intrusiva, e quindi lo vedete che arretra quando gli parliamo. Lo spazio peripersonale, cioè lo spazio che raggiungiamo, uno spazio tipicamente motorio, lo spazio delle nostre potenzialità motorie. Bene, per la prima volta la gran parte della comunicazione audiovisuale avviene all'interno di questo spazio, con delle ricadute emozionali, psicologiche e cognitive tutte da studiare. Quindi oggi, nell'ambito delle neuroscienze cognitive di cui mi occupo, io ho tre filoni attivi al momento, spero di riattivarne il quarto. Il problema è il problema di cui parlava Egidio, che non ci sono fondi. Ruolo delle emozioni nell'intersoggettività e disturbo delle emozioni nel disturbo post-traumatico da stress. Noi siamo stati i primi a registrare gli elettromiogrammi in un carcere minorile a Freetown in Sierra Leone. Abbiamo fatto una ricerca che è andata avanti per 5 anni. Chiederei di arrivare. Però saranno 40 minuti. Ho iniziato. Perché dobbiamo. Ok, va bene, vado a concludere. Infatti, mi hai fatto 2 domande invece di 3. È vero. Va bene, vedo di concludere. Questo filone psicopatologia cervello-corpo, schizofrenia, trauma, il linguaggio che spero di riprendere a breve, e l'estetica. Allora, parlare di estetica in neuroscienze, se voi parlate con molti colleghi, vi dicono ma l'estetica, ma quella è una roba che devi fare quando sei in pensione. Ecco, questo è un errore clamoroso, al di là del capire di cosa succede quando vedo una macchina mossa dalla Steadicam piuttosto che uno zoom, quanto questo mi coinvolge, e quindi questo attiene alla costruzione e alla decodificazione degli strumenti di comunicazione. Noi dobbiamo interpretare l'estetica non come un ambito ristretto all'ambito dell'arte, ma nella sua accezione etimologica, aesthesis, perché questo fa il nostro cervello-corpo, costruisce una rappresentazione del mondo che è fondata sulla nostra relazione sensorimotoria col mondo. Aggiungendo tutti gli aspetti di cui vi parlavo, oggi diventa indifferibile lo studio della dimensione estetica della socialità con quelle caratteristiche che vi dicevo, sia in termini di contenuti sia in termini di media. Ed è quello che noi stiamo facendo nei nostri laboratori e che spero di riuscire a fare sempre di più negli anni a venire. Grazie. Grazie Vittorio. Mi resta solo il tempo delle cose essenziali. Domani mattina, per chi è interessato, ci sarà un workshop con entrambi i nostri relatori nell'area Brain,
alle, a mezzogiorno, mi sembra, e quindi verranno poste a loro delle domande da parte di esperti per cercare di approfondire i temi che sono emersi oggi. Vi ricordo questa sera nell'area Brain che ci sarà l'incontro con Claudia Gandini e Alessandra Pedrocchi, che parleranno della risonanza magnetica funzionale applicata allo studio delle funzioni cerebrali in D3 nell'area Brain alle ore 19. Però l'avviso più importante è questo che do adesso. Il meeting è un evento del tutto unico. Da 40 anni, infatti, è l'esito sorprendente e sempre nuovo del contributo di tanti, dai volontari, ai donatori, ai relatori, ai curatori di mostre, agli artisti, fino ai visitatori che lo vivono. Ognuno regala al meeting qualcosa di sé. Il meeting è fatto da ciascuno di noi. È grazie a questo che da 40 anni mostre, incontri, spazi dedicati ai bambini, ai ragazzi, allo sport sono offerti gratuitamente a chi vive la settimana del meeting e a chi lo segue da casa in ogni parte del mondo. Ecco perché le nostre donazioni sono decisive. Non importa quanto si dona, è un semplice gesto di responsabilità per la costruzione di questo luogo unico, perché possa continuare ad esistere. A questo scopo, lungo tutta la fiera troverete delle postazioni Dona Ora, caratterizzate dal cuore rosso. Le donazioni dovranno avvenire unicamente ai desk dedicati, dove troverete i volontari che indossano la maglietta rossa Dona Ora, e a nessun altro. Grazie.